Centro di produzione Casa del Contemporaneo aderisce al progetto di Marco Paolini Vaillant 23. Il Vaillant è una storia di una strage, ma è una storia che non appartiene soltanto al nostro passato, appartiene troppo spesso anche al nostro presente. Ogni volta che la colpevole sottovalutazione di un rischio mette a repentaglio vite umane, abbiamo un nuovo Vaillant. Per questo, il 9 ottobre, un attore e un divulgatore scientifico ci racconteranno questa storia. A Napoli, alla Sala Assoli, a Fuorigrotta, al Teatro dei Piccoli, a Salerno, al Teatro Ghirelli e a Castellammare, al Teatro Caroli, ci racconteranno questa storia alle 22:43. Tutti gli orologi si fermeranno per raccontare il silenzio con rabbia. Siamo al 60° anniversario del disastro del Vaillant. E chiediamo a padre Alex Zanotelli, missionario comboniano che da sempre si batte per il diritto all'acqua e che per l'Italia è stato, e non solo per l'Italia, la vera persona che ha aperto gli occhi sulla situazione dell'acqua pubblica, un suo parere rispetto a quello che il Vaillant ci può insegnare in quanto situazione di mala gestione delle acque e su quello che è adesso il tema dell'acqua e del diritto all'acqua e delle guerre che dall'acqua discendono. Prima di tutto vorrei ringraziare l'amico Paolini per aver organizzato questi incontri in Italia sul Vaillant e sull'acqua. È fondamentale in questo momento porre questo problema. Io sono stato a vedere la diga del Vaillant, ho visto il disastro che ho fatto e è incredibile quello che è successo. Ma ho paura che purtroppo di Vaillant ne vedremo molti se si va avanti di questo passo. Già basterebbe citare adesso quello che è appena avvenuto in Libia, dove a Derna, siamo nella Cirenaica, quella tromba d'acqua praticamente ha spazzato via le due dighe e almeno 20.000 persone sono morte, per cui anche molti migranti che erano lì per varie ragioni. Ma veramente siamo davanti a delle assurdità che, teniamolo ben presente, le sperimenteremo sempre di più se andiamo avanti così. Perché? Perché secondo me l'uomo, io parlo dell'uomo e della donna, l'uomo ha praticamente, io non so cosa sia successo, ma ha perso questa capacità che hanno avuto gli antichi di guardare all'acqua come al tesoro più grande che abbiamo. È inutile che stiamo qui a prenderci in giro. L'acqua è vita. Gli scienziati ci dicono a chiarissime lettere che se non ci fosse l'acqua su questo pianeta, non ci sarebbe vita. Ma cavoli, stiamo andando sul pianeta Marte per vedere se troviamo qualche o goccia d'acqua o qualcosa che per capire se ci può essere vita. Ma siamo pazzi a mettere in pericolo l'acqua su questo pianeta? Quella è la follia umana che io non riesco a davvero più ad accettare. Perché? Ma perché davvero abbiamo perso questa concettualità dell'acqua come vita. Durante il referendum ho parlato in tantissime scuole, anche dei ragazzini, e mi divertivo a chiedere: ma avete mai pensato di privatizzare vostra madre? E tutti si mettevano a sorridere: ma no padre, è impossibile. E dico: ma allora come ha fatto l'uomo a privatizzare l'acqua a tal punto che siamo arrivati adesso che l'acqua è quotata in borsa a Chicago? Ma è davvero la follia totale. Noi stiamo sprecando l'acqua in maniera pazzesca a tutti i livelli. E quello non solo, la stiamo canalizzando, mettendo in dighe, facendo. E non cominciamo a pensare, o meglio, a
prendere seriamente il monito che ci viene di nuovo dagli scienziati, non è roba. Io non parlo adesso da missionario, prendo quello che gli scienziati mi dicono, che se si va avanti di questo passo, con il surriscaldamento del pianeta, avremo sempre meno acqua. Le grandi guerre già oggi, tantissime guerre sono già per l'acqua, potrei citarne un sacco di dove il problema è acqua. Tra poco arriverà anche la grande guerra, la prima guerra forse internazionale, forse dico internazionale in Africa, sulle acque del Nilo, se si va avanti come stanno facendo, imbrigliando l'acqua del Nilo azzurro che entra nel Nilo poi, e praticamente l'Egitto non può accettare questo, perché praticamente del Nilo arriva quasi nulla ormai al mare, è tutta utilizzata, per cui scoppieranno guerre a non finire, perché con il surriscaldamento avremo sempre meno acqua. Il problema della siccità è enorme, già oggi in Africa è incredibile vedere quello che sta avvenendo a questo livello, basta prendere la zona saheliana, ma ormai l'acqua... Siamo a livello di 60 gradi all'ombra durante certi periodi dell'anno e praticamente sta saltando tutto, l'acqua non c'è, non si trova, diventa un problema enorme. Per cui ecco il dramma che ci attende, che man mano che andiamo avanti avremo sempre meno acqua. E questo è la gravità di questo, che cos'è? È che abbiamo la finanza ha messo le mani su questo bene così prezioso e c'è la privatizzazione in atto, è quello che è la follia totale di questo mondo. Ma come si fa a privatizzare la vita? Se il mio corpo, io sono un uomo, una donna, il 70% del proprio corpo è fatto di acqua, siamo acqua. Ma come facciamo ad arrivare a questo, a privatizzare l'acqua? Quello che abbiamo tentato in questo paese nel 2011 è stato proprio attraverso il referendum di porre il grande problema dell'acqua. Nulla da fare, tutti i governi dal 2011 ad oggi, di centro, di destra, di sinistra, hanno tutti perseguito che cosa? Privatizzazione dell'acqua, nulla da fare. L'unico che siamo riusciti a ottenere qualcosa è proprio Napoli, dove finalmente il comune di Napoli con la giunta De Magistris ha accettato di fare il passaggio, il grande passaggio, passare l'acqua, era già al 100% pubblica a Napoli, ma era una SPA, società per azioni, se è società per azioni entra in borsa e quindi il guadagno. No, abbiamo preso attraverso l'aiuto di tecnici l'idea dalla legislazione europea che prevede l'azienda speciale con cui non puoi fare profitto, puoi fare utili. Per cui oggi abbiamo a Napoli ABC Acqua Bene Comune, azienda speciale con cui puoi fare utili ma non profitto. Purtroppo il governo Meloni adesso ha abrogato anche questo, non può abrogare ormai quello che è stato fatto a Napoli, ma ci impedisce di utilizzare l'azienda speciale. Noi dobbiamo davvero batterci per questo. Qui siamo davanti a qualcosa di troppo prezioso. Io vorrei davvero concludere, ma lo concludo con le parole di Papa Francesco nella Laudato Si, che purtroppo non è ascoltata. Nel versetto 28 dice una cosa, 30 anzi, dice una cosa incredibile, dice: in realtà l'accesso all'acqua pubblica è sicuro, è tutto in corsivo, uno dei pochi passaggi in corsivo dell'enciclica. L'accesso all'acqua potabile è sicura, è un diritto umano essenziale, fondamentale, universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. E poi sotto continua e dice: perché ciò significa negare il diritto alla vita. Che a Papa Francesco abbia avuto il coraggio, cito una teologa americana, la Shepherd,
che dice: è incredibile questo passaggio, perché il termine diritto alla vita in campo cattolico è usato per l'aborto, per l'eutanasia. Papa Francesco lo usa per la vita. Dobbiamo davvero incominciare a compiere una rivoluzione culturale nelle nostre teste e capire che quando parliamo di acqua parliamo di vita. Quanto vale un metro cubo d'acqua? A questa domanda non c'è una risposta. Qualcuno di voi ce l'ha? Io posso fare una proposta. In ogni caso si tratta di metterci d'accordo. Invece quanto pesa un metro cubo d'acqua? Un metro cubo d'acqua è un metro per un metro per un metro. 1000 chili, una tonnellata. Su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Le frane si misurano a cubi, la portata dei fiumi si misura a cubi, però un cubo fermo pesa 1000 chili. Invece il movimento? È un'altra cosa, è una questione di massa. La sera del 9 ottobre di 60 anni fa, dal Monte Toc, tra Pordenone e Belluno, si stacca una famosa frana, 260 milioni di cubi di roccia, accelera da 0 a 90 km orari in pochi secondi, precipita nel bacino dietro la diga del Vajon e solleva un'onda. Più avanti c'è il paese di Casso, si trova a 230 metri sul livello del lago, ma l'acqua lo sormonta. E lo bombarda. Piovono massi e acqua sulle soffitte delle case, le distruggono, ma il paese non ha vittime. Quell'onda poi si divide in due. Una parte corre lungo le sponde del lago, più indietro c'è il paese di Erto, il quale però non verrà colpito perché c'è uno spuntone di collina. L'onda si infrange contro questo spuntone di collina, torna indietro e spazza tutti i paesi che stanno sulle rive del lago. Invece l'altra metà dell'onda è molto alta, supera la diga e si precipita in una gola profondissima, si chiama Forra del Colomber. È un canyon, impiega 2 minuti per arrivare giù. E a valle ci sono i paesi di Longarone, Faè, Villanova. E la mattina dopo sarà la radio a dare la notizia. Longarone non c'è più. Così l'hanno detto. La televisione trasmetteva soltanto poche ore la sera, in bianco e nero. Non c'era internet. Come cazzo si faceva prima di internet, non si sa. Bisognava aspettare i giornalisti, gli inviati speciali, il giorno dopo. Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto ciò è definitivo, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra, e nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. Parole illuminate. Un altro grande scrittore, anche lui giornalista, Dino Buzzati, è di Belluno. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna e il bicchiere alto centinaia di metri, e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dare della bestia a chi l'ha costruito, perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia, del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Era ed è. È già perché la diga è rimasta su, non è crollata. La solidarietà internazionale, l'Hiroshima delle Dolomiti, Apocalisse delle Alpi, povera Longarone, povera Longarone, povera Longarone. Erano le 22:43.
La conta dei morti. La conta dei morti, come la fai? Come la fai la conta dei morti? Mica ci sono i corpi da contare. Allora fai come in classe, conti gli assenti. Quello che ci vuole un po', perché mica tutti gli assenti sono morti. Alla fine il conto è 1917 morti, tra cui 487 persone di età inferiore a 15 anni. Poi, il giorno dopo, alcuni giornali strillano: è stato un assassinio! Due giorni dopo svuotano la valle di Erto e Casse. Con i camion, con gli elicotteri, li portano via tutti gli abitanti rimasti dalla valle del Vajont. Che cosa farete da domani? Cosa fare non si sa. Bisogna aspettare cosa dicono. Che cosa portate via? Portiamo via qualcosa, ma poi bisogna tornare a prendere l'importante. Gli uomini sembrano abbastanza rassegnati, ma le donne no. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Sto qua finché non mi porta via! Tre figli ho perse! Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Ma mi lasci, per favore! E non mi chieda niente! Che non abbiamo bisogno di certe cose! Signora, che effetto le fa lasciare il paese? A me mi fa l'effetto lasciare mie tre sorelle morte! Non il paese! Ma perché non siete andati via prima? Perché? Perché avevamo la speranza che loro sapesse più di noi! 2 anni che se sapeva! Era tutto sventrato lassù! Potevano fare prima quello che dovevano fare! Adesso l'hanno fatto oramai. Ma perché? Perché non è stato fatto? Lo sanno loro, lo sanno. Arriva il presidente del consiglio, Giovanni Leone. Che non si badi a spese. Che non si badi a spese per questa gente che lascia le sue case. Pago io, lo Stato. Che non si badi a spese. Portano via tutti. Svuotano la valle. Perché può esserci ancora pericolo, no? Sì, ma dopo che è finito il pericolo, torneremo qua, no? Vedremo. Come vedremo? Vedremo cosa? Le spese. Ma come le spese? Ma quello lì, il presidente del consiglio, ha detto che non si badi a spese? Sì, ma questo si dice sempre quando c'è una disgrazia. Ma quale disgrazia? È stato un assassinio! Voglio sapere chi ha fatto questa roba, voglio sapere chi è i colpevoli, di avere un mitra e fucilarli! Tina Merlin, lei è quella del Vajont. Scrive: ho seguito le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade, non per impedirle di costruire il grande bacino idroelettrico del Vajont, ma per impedirle di compiere un delitto. La Sade sapeva da tempo che la valle del Vajont non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. Ed è per questo che da subito qualche giornale scrive: è stato un assassinio! 20 anni dopo, la Merlin scrive il libro Come si costruisce una catastrofe sulla pelle viva. Che senso ha parlarne ancora, oggi? Perché il libro della Tina, il libro è diverso dagli altri, perché è un pugno nello stomaco, è onesto, è un pugno partigiano che fa male. Tina non racconta la storia della povera Longarone, povera Longarone, povera Longarone, ma degli altri due paesi che stavano sopra la diga, Erto e Casso. E non la fa cominciare quando cade la frana, ma prima. Prima. È una storia di cubi, di montanari e della sale. L'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energie. Che cos'è l'energia? L'acqua. Noi con l'acqua facciamo tutto. Eravamo ecologici prima di tutti, non importa se non abbiamo il carbone, non importa se non abbiamo il petrolio, noi abbiamo l'acqua. Una volta, sui sussidiari delle scuole elementari, c'era un disegno, sempre lo stesso. La foce di un fiume e il percorso del fiume. Qui, in corrispondenza della foce, c'è un porto, che è sempre un porto operoso. E poi, lungo il corso del fiume, ci sono città e c'è una fabbrica. Perché il fiume è navigabile. E il fiume si insinua tra le montagne e qui in una gola c'è una diga. Dalla diga partono dei tubi che vanno a finire in una centrale idroelettrica. Da questa centrale idroelettrica poi partono dei fili. Ecco, da come ai tubi si passa ai fili, questo dopo tanti anni di scuola non si è mai potuto capire. Partono dei fili che vanno verso la fabbrica, verso la città e anche verso il porto operoso e danno quello che serve. Noi con l'acqua facciamo tutto. Ecco, ora,
Lungo il corso del fiume Piave, a partire da un secolo fa, la Sade iniziò a costruire impianti idroelettrici, dighe e centrali. Che cos'è la Sade? È un monopolio. Avete mai giocato a Monopoli? No? Penso di sì. Ecco, puntate tutti a Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Chi è che si prende l'acqua potabile? È da sfigati la società acqua potabile, la società elettrica, le stazioni. Perché ti danno una rendita bassa, fissa, e non ci puoi fare niente. Allora, chi è il monopolio? È quello che una volta che si è comprato la società acqua potabile, invece di prendere le 20.000 lire, può decidere di cambiare le regole del gioco e fissare il prezzo a suo piacimento. La Sade è un monopolio idroelettrico. In Italia ce n'erano diversi, c'era una società chiamata SIP in Piemonte, la Edison in Lombardia, la Sade in Veneto e altre società sparpagliate per l'Italia che producevano energia elettrica. La Sade vuol dire anche Giuseppe Volpi, conte di Misurata, quello che ha inventato la mostra del cinema di Venezia, quello della Coppa al migliore attore. Ancora oggi si dedica un premio alla migliore interpretazione a Volpi e noi abbiamo il dovere di sapere chi è. Il conte Volpi è una figura straordinaria, un fascista vero. Diventa ministro delle finanze del governo Mussolini e come ministro fa varare al governo una legge che finanzia a fondo perduto fino all'80% i nuovi impianti idroelettrici. Cioè lui. È lungimirante o no? Dai. Poi diventa antifascista in Svizzera, poi diventa strenuo sostenitore di qualunque governo in carica della Repubblica Italiana. Insomma, è uno splendido esempio di adattamento evolutivo della specie Homo economicus alla questione dell'ambiente politicus. La Sade viene costruita da Volpi. E alla sua morte, che avverrà molto prima della costruzione della diga del Vajont, passa a Vittorio Cini. Sono i padroni. Sentita oggi questa parola com'è antica, eh? Nemmeno più ideologica, proprio sembra parlare di medioevo. In un certo senso un monopolio è come una contea. Un marchesato è qualcosa di indipendente dall'insieme di cui fa parte. Per esempio, c'è l'imperatore, il conte ha il controllo sulle sue terre, l'imperatore non interviene mai direttamente. Ecco, è la stessa cosa. L'avvocato Canestrini dice che a un certo punto i veneziani pagavano la corrente il doppio dei parigini. Cosa ne sanno i veneziani di quanto pagano la corrente a Parigi? Poi, se sei monopolio, decidi tu il prezzo. L'industria idroelettrica è sinonimo di cambio di stile di vita, la corrente, civiltà, l'illuminazione, le lampadine, è proprio un altro vivere. E dunque, per vivere meglio, per utilizzare tutto quello che stiamo creando, il prezzo da pagare è che, da qualche parte, bisogna sacrificare un po' di terra per il benessere di un intero paese. La montagna, le sue vallate, non certo quello che adesso sono considerate le mete delle nostre escursioni, al tempo erano un vuoto a perdere. Era un mondo antico rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando e dunque la candidatura a terreni sacrificabili è quella delle valli alpine. C'è un problema tecnico. Il Piave sarà anche sacro alla patria, ma in certe stagioni è agro. Il Piave d'autunno, acqua finché vuoi, ma d'inverno son gelà. In primavera acqua finché vuoi, ma d'estate son secco. Come fai a dire alle aziende, guarda, ti do corrente di stagione? Occorre trovare un dispositivo che permetta di mettere via la corrente? No, sicuramente no. Ecco, neanche adesso abbiamo pile sufficienti per conservare la corrente, ma l'acqua? L'acqua sì. Idea! Una banca dell'acqua! Chi è il padre del progetto Grande Vajont? Ingegnere civile Carlo Semenza, che ha costruito dighe in Giappone, in Sud America, in Africa. Gli italiani erano bravi a costruire dighe, eravamo orgogliosi di saperle fare meglio degli altri. È il fiore all'occhiello che il conte Cini ha nella tasca, il direttore generale della progettazione degli impianti della Sade. Ed è un uomo con grandi visioni, è gente che lavora bene, è un progetto impegnativo, ambizioso, ma non basta un ingegnere civile, un ingegnere idraulico per costruire, serve anche un geologo. E il geologo di questa storia si chiama Giorgio Dal Piaz. È uno dei padri della geologia italiana. Sono sue le carte del genio civile, di gran parte della mappatura delle Dolomiti e delle Alpi Carniche. Che cosa hanno adocchiato? La gola del Colomber.
All'uscita della valle del Vajont si stringe tutto, è il canyon più profondo delle Alpi. Ma tiene? Il geologo dà parere positivo. Fanno vari studi, progetti, ma scoppia la guerra. Il progetto Vajont viene approvato il 10 settembre del 1943. Opera di interesse pubblico, finanziata all'80% dallo Stato. Una diga alta 200 metri dietro un serbatoio di 58 milioni di metri cubi d'acqua. 58 milioni di cubi. Un dettaglio. La somma degli altri 5 serbatoi della Sade sulle Dolomiti fa 50 milioni di metri cubi. Questo da solo è il più grande della somma degli altri 5 esistenti. Vabbè, i numeri in assoluto non sono tanto alti perché in giro per l'Italia ce n'è di serbatoi più grandi. Per esempio, il più grande in Italia è in Sardegna, nella Valle del Tirso, ma sono altre conformazioni geologiche. Qui, nelle valli alpine, questo è già audace. Ma la Sade ha nel cassetto anche una possibilità, ingrandire la banca dell'acqua. All'ingegnere il progetto non dispiace, ne ha parlato al geologo e il geologo gli ha detto: già il vecchio progetto mi sembrava audace, addirittura fare la diga più alta fa tremare le vene ai polsi. Ma l'ingegnere insiste e nel 1957 aprono il cantiere della diga. Ma lo stesso mese che aprono il cantiere propongono una variante in corso d'opera della diga stessa e l'ingegnere scrive al geologo perché serve la perizia del geologo e il geologo gli risponde: io ho provato a stendere la relazione geologica ma non mi è venuta tanto bene. Ingegnere, perché non mi manda copia di quella che mi ha letto al telefono, che mi pareva ben concepita? Cioè, come se fosse uno scambio di cortesie. È l'ingegnere a fornire le parole al geologo per la sua relazione geologica, che il geologo firma. E con la valigia e i suoi avvocati, l'ingegnere va negli uffici dei lavori pubblici a Roma a proporre di realizzare nella gola del Vajont una diga, seppur di poco, la più alta del mondo, portando l'altezza da 200 a 261 metri. E il serbatoio dietro? Che era di 58 milioni di cubi, quasi triplica, diventa 150 milioni di cubi, ma è ovvio, no? Una valle sotto è stretta e poi a salire si allarga, la vasca da bagno è fatta così. Ai lavori pubblici dicono: bene, perché abbiamo bisogno, siamo un paese ricco di energie, di interesse strategico, la pianura, le città hanno bisogno di quell'energia. Ma i lavori pubblici dicono anche: un momento, perché adesso, alzando l'acqua, i paesi sulle sponde, prima il lago era giù, in fondo, lontano, ma adesso che arriverà quasi ai paesi, alle periferie dei paesi, vogliono degli accertamenti sulla sicurezza degli abitanti di Erto e Casso. La Sade si impegna a fare i rilievi geologici sulle sponde del serbatoio per garantire la sicurezza degli abitanti. Il cantiere apre. 400 operai e tutta gente di montagna, 400 uomini arrivati nella valle. Gli unici contenti, gli osti e le donne o gli uomini che hanno un pochino di scelta in più. Casso 450 abitanti, 2 osterie. Erto 850 abitanti, 9 osterie. Le osterie sono luoghi importanti di vita sociale. Ce n'è almeno 2 di osterie importanti a Erto. Quella di Pilin, osteria dove ci sta la Cate, che fa anche la sindachessa e la tabaccaia, ed è anche la moglie del Gallo, che è anche dottore e capo del comitato, e poi c'è l'osteria di Zibibbo, l'osteria del Kral. Qual è la differenza? Zibibbo ha la televisione, la Cate ha il telefono. Se devi telefonare vai dalla Cate, se vuoi guardare la televisione vai da Zibibbo. Erto e Casso. Ma è un mondo separato, che un catasto lungimirante ha riunito in un unico comune che non si può pronunciare senza commettere turpiloquio. Ma sono separati, da sempre, divisi in tutto. Le uniche parole in comune, le bestemmie. I parroci hanno rinunciato ad estirparle, dice che esula dalla missione pastorale. Perché la bestemmia non c'entra con la religione, ma con la sintassi. Cavi via la bestemmia, non fila più il discorso.
Sono paesi vivi, però è un mondo antico, dove ci sono più bestie che abitanti, tra pecore, vacche, maiali. L'economia dipende da quello, è un'agricoltura povera. E l'apertura del cantiere porta stipendi, e dunque anche un salto sociale non indifferente. È un mondo che sta cambiando, e attraverso le tracce del benessere in qualche modo ne fai parte. Devi farne parte, anche perché il mondo vecchio te lo stanno portando via. Costruire un serbatoio però vuol dire espropriare la terra, e gli espropri sono fatti per un'opera di interesse pubblico. I comuni vendono subito, i privati, che non vogliono vendere perché la Sade paga poco, non ottengono granché. Provano a fare il comitato. Che tiro col schioppo, nonna, sta calma, questi non è tedeschi. Ma mi porta via la terra, mi porta! Poi qualcuno molla. Qualcuno dice che la Cate, la sindachessa, ha tradito, che ha venduto in proprio, a un prezzo maggiorato. Insomma, provano a resistere. All'inizio con il lago più basso andavano sotto soltanto alcuni terreni, ma adesso con il lago più alto vanno sotto anche alcune case, stalle, terreni per loro importanti. La Sade paga comunque pochissimo. A chi non vende la Sade impone la vendita forzosa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una cosa chiamata cassa depositi e prestiti, dove verranno depositati i soldi dell'esproprio, e tu dovrai, a modo tuo, dimostrare di essere il proprietario del terreno per il quale dovresti rispondere. Ma quando è morto il nonno, siamo andati dal notaio a fare la voltura? No, perché... Ma quante generazioni sono che i terreni passano così dall'uno all'altro, così tacitamente? È praticamente indimostrabile la proprietà alla cassa depositi e prestiti, e quindi se li vuoi i soldi subito, pochi e maledetti, altrimenti perdi tutto. Sveglia! Sta cambiando il mondo! La diga più alta del mondo. La diga va su, velocemente, ed è... a doppio arco, giusto? La diga del Baion è alta 261 metri e 60 centimetri ed è lunga 190 metri. Ed è la diga, era la diga a doppio arco più alta del mondo. Che cosa vuol dire a doppio arco? Dovete immaginare una specie di muro curvo con una pancia. E la pancia è rivolta verso l'acqua. Ecco perché è una diga a doppio arco, perché c'è un arco orizzontale e c'è un arco verticale. Noi abbiamo imparato dai romani a costruire gli archi, perché gli archi sono delle strutture efficaci a scaricare gli sforzi. E quindi abbiamo pensato che una diga a doppio arco avrebbe scaricato la pressione dell'acqua sui fianchi delle montagne. Avremmo potuto costruire anche una diga a peso. Le dighe a peso sono quelle che si oppongono alla forza dell'acqua con il loro peso, però in quel caso avremmo dovuto utilizzare tantissimo materiale, molto calcestruzzo, insomma i costi sarebbero aumentati. Invece abbiamo costruito la diga a doppio arco, che è una grande impresa ingegneristica. E come abbiamo fatto? Il cantiere era molto semplice, si metteva la cassaforma, si gettava il cemento si solidificava e così un cubo alla volta si è costruito la diga, e saliva su molto velocemente, 60 centimetri al giorno. Dio, com'è bella! Com'è audace! Gli idraulici la chiamano la grande signora, però c'è la stabilità dei paesi e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiesto indagini geologiche. Carlo Semenza è un grande progettista, e Semenza, costruendo dighe in giro per il mondo, ha incontrato dei colleghi. La famosa scuola di geologia austriaca ha conosciuto un austriaco che si chiama Leopold Müller, allievo di Terzaghi, conosciuto facendo dighe in Giappone. È un ingegnere come lui, parlano la stessa lingua, ma da ingegnere è diventato anche professore di geologia, insomma, è quello giusto. Mentalità da ingegnere e conoscenze da geologo. Müller accetta per amicizia la consulenza, il lavoro per fare indagini sulle sponde del Vajont.
Le indagini di Müller vengono consegnate all'ingegner Semenza. Il terreno sottoerto è compatto. Ma il problema è dall'altra parte. A dire il vero se ne stanno già accorgendo. Che dall'altra parte, sotto al Monte Toc, le cose non siano come dovevano essere. Se ne sono accorti scavando la strada perimetrale, la circonvallazione del lago. Questa strada non era prevista nei progetti. Da un lato della valle ci sono i paesi, dall'altro lato i terreni migliori. Gli ertani, da sempre, attraversano la gola su passerelle di legno, tutta roba che verrà sommersa dal lago nuovo. E così era stata progettata una passerella pedonale proprio sotto al comune di Casso per andare dall'altra parte. Sì, ma quando il lago era più basso, quando la diga era più bassa, adesso che la fanno 66 metri e 50 in più, la passerella non la fanno più. E hanno deciso di fare una strada perimetrale che per andare di là ai pascoli buoni bisogna fare tutto il giro, solo che è lunga, 12 chilometri. Per mandare i bambini a scuola la mattina fa 2 ore, più 4 a scuola, e due a tornare fa 8, come se fossero assunti in banca. Ma perché non la fate la passerella pedonale? Perché il terreno non lo consente. Ma come il terreno non consente? Consente di fare la diga più alta del mondo e non consente di fare la passerella? Chi glielo spiega agli abitanti di quel territorio, agli abitanti di Erto, di Casso, che vivono in un posto in cui c'è una variabilità geologica altissima? In 100 metri non trovi la stessa tipologia di roccia. E nel momento in cui costruiscono, iniziano a fare questa strada perimetrale, queste cose vengono alla luce, e infatti scoprono delle fessure che vengono coperte, delle fratture che vengono nascoste, finché anche Müller arriva e dice: sotto al Monte Toc ho identificato una massa compatta che mi è difficile stabilire, perché con le mie indagini non posso ancora accertare la profondità di questa massa, ma suppongo si tratti di una massa di 50 milioni di cubi. Chiede indagini supplementari, 8 indagini supplementari. Carlo Semenza è uno dei migliori progettisti, non ha alcuna competenza geologica, ma se Müller gli chiede 8 indagini supplementari, lui le fa. E a chi le affida? A 2 geologi italiani, inizialmente a uno solo, Edoardo Semenza. Sì, è il figlio. È un giovane da poco laureato, allievo di Dal Piaz. A lui si affianca Franco Giudici, anche lui da poco laureato. Sono 2 giovani che sgambettano lungo la valle del Vajont per fare le indagini che Müller ha richiesto. Solo che mentre fanno tutto questo, la domenica di Pasqua del 1959 cade la frana. Le frane non sono un evento raro nel nostro paese. In media ci sono 2 frane al giorno. Volendo, diciamo, rubare una frase dal gergo medico, possiamo dire che ne abbiamo una a pranzo e una a cena. E da quando abbiamo iniziato a registrare, a conteggiare, a prendere nota delle frane nel nostro paese, più o meno 1000 anni fa, abbiamo scoperto una cosa che al tempo stesso è molto interessante, ma anche un po' inquietante. Noi siamo il paese, l'Italia è il paese che ha il numero di frane superiore alla somma delle frane degli altri paesi europei. La frana della Pasqua del 59 cade in un lago che si chiama Ponte Sei. È della Sade. È a 7 chilometri scarsi da Longarone. Longarone è un semaforo. Lungo il Piave, a Longarone c'è l'incrocio, da una parte il torrente Vajont, dall'altra il torrente Mae che viene giù dalla Val Zoldana. La diga di Ponte Sei è nuova, è della Sade, è in esercizio, è una diga che sta dando problemi. Stanno monitorando una frana e il movimento lungo una sponda, c'è un servizio di sorveglianza H24. La domenica di Pasqua, al mattino presto, la frana accelera di colpo, cade nel serbatoio, solleva un'onda che tira giù un operaio che passava in bicicletta, Arcangelo Tiziani. Altri 2 tecnici della Sade, sentendo il rumore, si salvano correndo in su e l'onda non li prende, ma Tiziani, Arcangelo, è zoppo e non ce la fa. Non lo troveranno mai. Sono 7 chilometri da lì a Longarone e altri 3 per arrivare a Erto. Quanto ci impiega la notizia ad arrivare la domenica di Pasqua?
ci sono solo le donne a messa della domenica. Gli uomini però si svegliano e vanno fuori dalla chiesa a bestemmiare per una storia di questo tipo. Hai visto cos'è successo a Ponte Sei? E allora? Le paure che avevamo sono giuste. Quando metteranno l'acqua qui da noi, arriverà fin sotto alle case, tanto che dalle case più basse potrai pescare stando in letto buttando via la canna fuori dalla finestra. Si riuniscono tra loro all'osteria di Zibibbo e fondano il comitato per la rinascita della Valle Ertana. Silenzio. È questa la risposta dell'opinione pubblica. Non frega niente a nessuno. L'unico articolo che esce lo scrive la Tina Merlin sul suo giornale, il giornale della Merlin, inciso. C'era una volta in Italia un partito che si chiamava Comunista e aveva un giornale che si chiamava L'Unità, roba della preistoria. Nella Valle del Piave vendevano 7 copie, forse gli articoli firmati da una donna li leggevano in 4, perché anche tra i comunisti non è che ci fosse tutta questa apertura mentale nei confronti delle giornaliste, ma la Tina Merlin fa un articolo. Io non volevo impedire la costruzione di un serbatoio, io volevo impedire un delitto, perché ho seguito le storie dei Montanari e della Sade. Viene denunciata per diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Il pregiusso. Intanto, mentre la diga è quasi finita, il 2 dicembre di quell'anno, lo stesso anno della frana di Ponte Sei, crolla una diga nuova in Francia, in Costa Azzurra. La diga si chiama Malpassé. Il paese che viene distrutto si chiama Fréjus, con lo stesso nome del passo di montagna, ma è un luogo alpino, è una valle di mare, bassa, provenzale, e Semenza scrive al geologo Dal Piazza. Dobbiamo incontrarci per parlare del Vaillant alla luce di quello che è accaduto in Francia. È preoccupato. Il figlio gli ha mandato il risultato delle analisi, a dispetto dell'ironia con cui abbiamo accolto il personaggio in scena di Edoardo Semenza, figlio dell'ingegnere. Dobbiamo dire che i due giovanotti hanno lavorato coscienziosamente e con capacità. Sono loro a diagnosticare per primi l'esistenza di una frana preistorica, paleofrana, nella gola del Vaillant, molto tempo fa, prima di internet. È caduta una frana, è ferma da allora e potrebbe star ferma all'infinito, a meno che qualcuno non le vada a bagnare i piedi. La risposta dell'ingegnere al figlio. Edoardo, credo che sia meglio che tu faccia esaminare le tue conclusioni dal professor Dal Piazza. E anche se dovrai rivedere alcune delle tue considerazioni più estremistiche, non cascherà il mondo. Può cadergli la montagna, ma il mondo di Semenza è l'impresa. La diga è quasi finita. Non sto colpevolizzando l'uomo, ma mi metto anche dal punto di vista di uno che ha un'esperienza enorme e ha davanti solo un ragazzo, per di più suo figlio. Nella politica della Sade c'è prendere gli uomini migliori in giro, ma mai metterli intorno allo stesso tavolo. Riferiscono tutti, sempre e comunque, al Deus ex machina, l'ingegnere. Commissione di collaudo. Mentre accadono queste cose, la diga è praticamente verso la fine. Siamo nel 1960, quando fanno la ganzega. Sapete che cos'è? No? L'origine della parola è tedesca, vuol dire la festa di tutti. È quando si mette la frasca sul tetto della casa e si mangia con tutti gli operai del cantiere. E quella del Vaillant si fa sopra la diga. Pensa che mangiata! E anche se fosse solo polenta e soppressa, ma lo fai sopra la diga, con l'orgoglio di aver costruito la diga più alta del mondo. Non è male? L'acqua sta già salendo. Il geologo Dal Piazza, probabilmente lì, tra gli invitati, non risulta ci sia Müller. Ci sono
tutti gli operai. L'ingegnere è persona che stringe la mano a tutti, è stato presente in ogni fase, ricorda gli 11 caduti sul lavoro per la costruzione della diga. Gli operai si salutano, ognuno di loro aveva magari 3 dighe sulle braccia, adesso ne hanno 4, tra cui la più alta del mondo! Ma sai l'orgoglio di tornare a casa dopo aver fatto parte di un'impresa di questo tipo, costruita in maniera esemplare a tempo di record? Ma una diga è un muro. Se non ci metti l'acqua, a cosa serve? Per mettere l'acqua serve un'autorizzazione. E a chi la deve dare? L'allegra commissione di collaudo. L'aggettivo è il mio. 3 ingegneri, Greco, Frosini, Sensidoni, 1 è geologo, Penta. Visita al Vajont. Dopo un anno, tempo di mettersi d'accordo, prendo io la macchina, ma prendi la tua, sulla diga a doppio arco. È tutto storto, è tutto in curva, anche il pavimento. Gli operai sono abituati, ma quando finiscono di lavorare la sera camminano storti. Ma la commissione di collaudo gli gira tutto, non ci sono i parapetti sopra la diga, è tutto storto. Così dopo li portano a Cortina, perché ci sono appena state le Olimpiadi. Ah già, gli regalano il maglione, poi cena a Venezia al Canal Grande, ospiti della Sade. Così si fa, così si trattano i professori, che il giorno dopo gli chiedono la relazione loro alla Sade, che ovviamente gliela manda. E sulla base di questa, la presidenza autorizza. Cominciate a mettere l'acqua. In vaso. L'acqua sale. Nel frattempo, la Sade sta continuando i lavori di consulenza. L'acqua sale. Prima a quota 600, poi chiedono di arrivare a quota 650. Quota 650 sul livello del mare vuol dire fino al livello della vecchia diga, quello basso, cioè riempire il lago al livello se la diga fosse stata quella di prima. E invece così hai ancora 70 metri sopra di muro della diga. Ma nell'autunno del 1960, mentre l'acqua sale, cade un'altra diga. La frana del 4 novembre, sono 800.000 cubi, viene considerata da noi italiani esperti di frane piccoletta, solleva un'onda, non fa danni alle persone, ma a Erto, dopo quella di Ponte 6, che era di 4 milioni di cubi, questa sarà anche solo 800.000, ma magari non è l'unica. E chiamano Latina. Vien su a vedere, è cascata la frana del Vajont, arriva Tina al Vajont. Ma la frana non si può visitare, è già stata recintata, c'è un corso di macchine nere sulla diga. Per l'unica volta di questa storia fanno al Vajont un brainstorming, una tempesta di cervelli, così dicono gli americani. Si mette la gente in una stanza, si fa piovere e germinano le idee. Per l'unica volta in questa storia i geologi si incontrano tra loro con gli ingegneri insieme, quello che dovrebbe essere prassi, condivisione di pareri. In tutta questa storia accade una volta, subito dopo la frana del 4 novembre. A preoccuparli non è la frana stessa, è piccoletta, ma quel che è successo su, in alto, in corrispondenza della frana del 4 novembre che è piombata nel lago, 600 metri più in su, sul Monte Toc, si è aperta una trincea lunga 3 chilometri che segna una lettera di alfabeto, una M, come Müller, ma non l'ha fatta lui. Occupa una porzione di sponda di quasi 2 chilometri, 1 chilometro e 800 metri. Cos'è? È il segno di una frana preistorica individuata da giudici e Semenza. A questo punto Müller dice la massa è stimabile in almeno 200 milioni di metri cubi di roccia. Si può fermare? No, ormai no. Attenzione, le frane sono dei fenomeni naturali, ma sono dei fenomeni naturali che non iniziano mai in un colpo solo. Il processo è lento, il movimento all'inizio è lentissimo. Ma una volta che inizia non si può fermare.
Questa è un, come dire, è un gioco anche di equilibrio. Una volta che il vecchio equilibrio si è rotto, non se ne può, non si può tornare a quello precedente. Si possono trovare altri che poi verranno rotti, ma non si può tornare alla fase iniziale. E questa cosa Müller la sapeva bene, perché la sanno tutti i geologi. E infatti dice: non potete andare via e lasciare le cose così. Ma la Sade non ha intenzione di andare via e lasciare tutto così. Vuoi mollare l'impresa? Vuoi dire ho fallito? Con tutti i soldi spesi e la diga già finita? Ma l'esercizio del serbatoio inevitabilmente provocherà la caduta della frana. Quando? Non si sa, non si può sapere quando avverrà la frana, ma soprattutto non si può sapere neanche come cadrà, se cadrà in un unico blocco, in due parti, a fette. Erano state fatte vari tipi di indagini geologiche, non soltanto quelle di Müller. A conseguenza della frana di Ponte Sei, la Sade aveva assunto anche un sismologo, un geofisico, il professor Caloi. Caloi fa anche montare alla diga del Vajont un sismografo modernissimo, privato. La Sade ha un sismografo privato. In realtà ne ha uno su ogni diga e quello del Vajont è di generazione ultima. Caloi dice, sente anche le scosse di terremoto in Cile. In Cile ringraziano. Caloi ha fatto indagini che dicono la roccia del Toc sotto è compatta. Lui è profondamente ottimista, in contrasto con Müller, in contrasto con Edoardo Semenza. L'ingegnere ascolta pareri diversi, scienziati, professori, che gli dicono cose diverse. Poi arriva la frana del 4 novembre e Caloi dice: la roccia ha avuto un rapido processo di degenerazione mai visto, non ha precedente nella letteratura scientifica, adesso è tutto rotto. A questo punto arriva, per la seconda volta, l'allegra commissione di collaudo e il geologo di Stato, Penta, analizzando i dati, dice che a lui la situazione non sembra così negativa. E lui propende per l'ipotesi di Caloi, quella iniziale, la frana è soltanto superficiale. Caloi però non protende più per la sua ipotesi di prima, ma il geologo di Stato sì. In questa storia resterà il più ottimista, fino all'ultimo giorno. Ma voi, scusate, fra due medici, uno vi dice operare subito e un altro vi dice state bene. Voi che cosa fareste? Ditelo. Dovreste andare da un terzo medico, no? E quell'uomo diventerà direttore dell'Istituto Sismologico di Stato. Che fare? Soluzioni. Beh, che fare? Le soluzioni erano varie. La prima, la più semplice, era quella di costruire un muro che tenesse la frana. Ma un muro che tenesse la frana doveva essere un muro enorme, grandissimo, quindi con un dispendio economico, ma anche di personale, di tempo enorme, quindi non si può fare. La seconda soluzione era quella di provocare la frana in maniera controllata, farlo attraverso la dinamite, quindi piazzare la dinamite in alcuni punti strategici, far cadere la frana, molto probabilmente la frana avrebbe occupato parte del serbatoio della diga del Vajont, creando due piccoli bacini, uno in prossimità della diga e l'altro nella parte retrostante. Come collegare questi bacini? Con un sistema di tubi, un bypass che permettesse attraverso il principio dei vasi comunicanti di mantenere il livello all'interno dei due bacini alla quota ottimale. Però l'utilizzo della dinamite non è mai una soluzione, diciamo, che si prende così a cuore leggero, è sempre un po' pericoloso utilizzare la dinamite. E quindi si ipotizzò una terza soluzione, che era quella degli svasi e degli invasi. Si accorsero di una cosa mentre riempivano il serbatoio della diga del Vajont, che quando il serbatoio era pieno, la montagna accelerava, si muoveva, accelerava. Quando invece svuotavano il bacino, la montagna rallentava e quindi pensarono, facendo questo gioco, io posso provocare la frana.
Ma attenzione, la frana non veniva giù, ma era tutta la montagna che si muoveva. E si muoveva a un ritmo impressionante, loro lo vedevano ad occhio nudo perché c'erano dei marcatori che segnavano il movimento. Si muoveva da 1 a 3 cm al giorno. Ora, mentre stavano facendo però tutte queste prove sul bacino della diga del Vajont, l'ingegner Semenza affida all'Università di Padova la realizzazione di un modello. Di questo se ne occupa il professor Augusto Ghetti. Ora, perché costruire un modello in laboratorio? Beh, per simulare le condizioni ambientali, per vedere come poter gestire degli effetti in campo reale. E il professor Ghetti lo realizza in cemento, la diga è alta mezzo metro, e utilizza come piano di scorrimento della frana un piano inclinato di 40 gradi. Che fare? Una soluzione potrebbe essere costruire un muro di fronte alla frana, praticamente una diga a contenere la frana, ma no, troppo alto, troppo materiale, troppo tempo. Un'altra soluzione potrebbe essere provocare la frana a pezzi utilizzando la dinamite. Una volta che tutto il materiale sarà caduto all'interno dell'invaso, creando una sorta di isola che separerà due specchi d'acqua, uno immediatamente dietro la diga e uno più lontano, allora, facile, se voglio continuare a utilizzare l'impianto, scavo una galleria sotto il materiale di frana, un bypass che colleghi i due bacini d'acqua mantenendo il livello costante. È un po' il principio dei vasi comunicanti. Ma forse c'è una soluzione meno distruttiva e pericolosa della dinamite per provocare una frana a pezzi controllata. Svasi e invasi. Avevano capito che durante l'esercizio della diga, quando abbassavano un po' il livello dell'acqua, il movimento della montagna rallentava. Quando invece invasavano, aumentavano un po' il livello dell'acqua dietro la diga, il movimento della montagna accelerava. E allora, se io continuo con questo gioco, magari posso provocare una frana controllata. Lo fecero, ma la frana non avvì. Al contrario, la montagna continua a muoversi tutte insieme, con una velocità stimabile tra gli 1 e i 3 cm al giorno. Mentre facevano questo gioco di svasi e invasi, il Semenza commissionò un'indagine all'Università di Parma. Lì c'era il professor Augusto Ghetti, al quale fu chiesto di realizzare un modellino in 3D proprio di questa situazione. E lui lo fece il modellino. Bello, di cemento, con una diga alta 50 centimetri. Per simulare la frana creò un piano inclinato di 40 gradi e sopra ci mise della ghiaia non compatta. In realtà la frana sarebbe poi caduta tutta insieme, 260 milioni di cubi caduti insieme, con una velocità 3 volte superiore a quella stimata da Boer. La conclusione di questo studio fu abbastanza incoraggiante perché il Ghetti disse: guardate, basterà mantenere il livello dell'acqua nell'invaso almeno 22 metri sotto il coronamento della diga. In questo caso anche l'evento più distruttivo non creerà danni né alle cose né alle persone perché si solleverà un'onda al massimo alta 20 metri, tranquillamente contenuta dalla diga. Ma il modello mancava Lungarone, giù, nel fondovalle. E allora Ghetti chiese alla Sale: scusate, ma devo inserire anche Lungarone nel modello per capire quali potrebbero essere le conseguenze nel caso in cui l'acqua riuscisse a uscire dalla gola? No, no, grazie. Intanto Carlo Semenza muore nel 1961. Non vedrà mai la fine di questa storia. E viene sostituito dall'ingegner Alberico Biadene. Anche il giovane Edoardo Semenza non lavorerà più per la SADE. Gli unici geologi ad avere competenza sulle cose restano il professor Caloi, dei sismografi, e il geologo Penta, della Commissione Statale, l'unico ottimista della situazione. Arriva l'Enel. Durante tutto quel tempo la diga è finita, l'acqua sale e scende, la frana si muove ma non si stacca più nessun pezzo. E poi arriva la frana, no, non quella del 9 ottobre del 63,
arriva alla frana dell'inizio del 63. Si chiama Nazionalizzazione dell'industria idroelettrica. Insomma, un'area di autorità pubblica, di servizio pubblico. I monopoli non vogliono vendere le loro galline dalle uova d'oro, ma gli succede la stessa roba dei contadini che avevano espropriato qualche anno prima. È una nemesi. Tu non puoi vendere, ma devi vendere. Perché il nuovo mondo moderno non prevede più che sia monopolio la corrente elettrica, sarà servizio pubblico, così come i treni erano diventati dello Stato. Ma lo Stato si tiene i suoi monopoli. Però la nazionalizzazione non pagherà così poco gli espropri, mica siamo in Nicaragua, no? E al Vajont cosa cambia? Niente. Le prove d'invaso vanno avanti regolarmente, la commissione di collaudo viene sollecitata a dare i pareri, a far salire l'acqua, per far cadere la frana? Non solo. Il Vajont non è finito. La diga è finita da 2 anni. Vanno avanti a provare con l'acqua. Perché? Perché se non collaudi l'impianto alla quota fissata, perdi l'ultima tranche dei finanziamenti statali a fondo perduto, cioè la tranche più elevata. E dal momento che lo Stato, oltre ad aver pagato l'80% della costruzione, adesso si compra l'impianto totalmente, dal punto di vista della SADE, arrivare al collaudo definitivo è piuttosto importante. Però i tecnici, i responsabili di tutto questo, nell'interesse di chi stanno lavorando? Del vecchio padrone o del nuovo padrone? Mentre l'acqua continua a salire, la frana non si stacca ma accelera. Durante l'estate del 1963 la velocità della frana aumenta progressivamente e la SADE chiede di arrivare a quota 715 sul livello del mare. Non è la quota definitiva, dovrebbero arrivare a quota 722 per collaudare. Con la raccomandazione del professor di Padova, che dice non superate più quota 700, così state tranquilli. Scossa del 2 settembre. 710. Che cos'è? È un trampolino per arrivare a 722? Io non lo so. So che chiedono quota 715, ma quando arrivano a 710, il 2 settembre 1963, il Vajont tira una stecca, un terremoto forte che si sente anche a Longarone e che provoca allarme nella popolazione. Guardate, la terra lì tremava, spesso succedeva, ma il 2 settembre la scossa è fortissima. Il comune di Erto, dopo la scossa del 2 settembre, scrive all'Enel SADE, al Genio Civile, alla Prefettura di Udine, al Ministero dei Lavori Pubblici, questa amministrazione fa nuovamente presente le sue preoccupazioni e i propri dubbi sulla stabilità delle sponde del lago di Erto ed esige la sicurezza e la certezza che il paese non vivrà nell'incubo del pericolo prossimo o remoto, che non subirà danni né alle persone né alle cose. Prima mettere in tranquillità la popolazione di Erto Casso, dopo mettere in attività bacino del lago. Risposta dell'ingegner Biadene. Senza entrare in merito delle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto, osserviamo che il professor Caloi dice che si tratta di scosse tettoniche senza legame con la frana superficiale a monte di Gavaiot. Tutto il serbatoio è oggetto di controlli giornalieri e ogni 15 giorni mandiamo i rapporti al Genio Civile, al servizio dighe, ai membri della commissione di collaudo. Sono 2 anni che la commissione di collaudo non sale più al Vajont. Hanno delegato i tecnici al Vajont per fornire rapporti. I rapporti vengono dal sismografo di Caloi. Caloi legge i rapporti e dice che hanno origine tettonica, non legate alla frana. Biadene ha cancellato dai rapporti ai lavori pubblici tutte le scosse più forti, minimizzando regolarmente, dicendo noi stiamo seguendo il programma, è inevitabile che la montagna muovendosi provochi le scosse, ma li governiamo noi, non allarmiamo la commissione dei lavori pubblici. Svasare. Poi il 28 settembre
decidono di togliere l'acqua. Non pochi centimetri al giorno, 70 centimetri al giorno è una corsa per rientrare nella quota sicurezza. Dunque la scossa del 2 settembre non è stata uguale a quella delle altre volte. Dunque sono allarmati. Dunque velocemente si toglie l'acqua per arrivare in sicurezza. La quota sicurezza è stata fatta con un esperimento, no? Su un modellino. Nella scienza tutto questo si chiama sistema isolato. Tutti gli scienziati che lavorano sul campo in qualsiasi ambito e disciplina fanno sempre la differenza tra le condizioni di laboratorio di un sistema isolato e quelle che sono le condizioni sul campo, dove le variabili non possono essere scartate ed escluse come avviene in un laboratorio. E per esempio, qual è una variabile in un ambiente aperto rispetto a una condizione di laboratorio? No, per esempio, no, prendiamo una cosetta tipo la pioggia. Il mese di settembre è estremamente piovoso. Ora domandiamoci, un pezzo di terra asciutto pesa come uno bagnato? L'ingegner Pancini, responsabile del progetto Svasi in Vasi, diventato capo cantiere al Vajont dopo che Biadene ne è diventato direttore, parte per le ferie all'inizio di ottobre. Beh, sono programmate da tempo, lui va. Se serve, chiamatemi. Torno. Biadene incarica un altro ingegnere di sostituire Pancini. Gli ultimi giorni sono febbrili. Che cosa fa Biadene? Vuole avere un geologo dello Stato al Vajont. Vuole avere una consulenza. La frana sta accelerando giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni la velocità di spostamento è diventata 15, 18, 20 centimetri al giorno. Le paline di segnalazione che demarcano la frana si muovono. Sono illuminate per essere viste di notte, il movimento è visibile a occhio nudo. Vengono fatti evacuare le ultime frazioni dei paesi che si trovano troppo vicini al lago e quelli che si trovano sulla zona che sta franando, ordinanze di sgombero. Ma se non riesci a portar via le mucche, va bene, vai a dormire da un'altra parte, ma di giorno torni. Non è facile eseguire un'ordinanza di sgombero del tutto efficace, ma soprattutto per eseguire un'ordinanza di sgombero serve un'autorità. Esiste una profonda competenza tecnica che in una figura come Carlo Semenza si univa a un'altra capacità che ho chiamato diligenza, la stessa cosa che ha qualunque capitano di una nave, quella di assumersi fino in fondo la responsabilità di una decisione, che va al di là della competenza tecnica, perché da quella tua decisione dipende tutta una serie complessa di cose. Ma Biadene non sembra avere la lucidità di un capitano di nave. Tant'è che insiste, chiamando gli avvocati della Sade per ottenere l'interessamento dei geologi. Il geologo di Stato è Penta e lui dice: non ho tempo. Verrò al Vajont, ma al momento sono indisposto. Di quanti geologi disponeva lo Stato italiano nel 1963? 7. Quanti erano i geologi in servizio nello Stato tedesco nel 1963? 3.000. E quanti negli Stati Uniti? 12.000. Penta è un professore incaricato che fa anche il professore universitario, quindi può dire: io sono impegnato. E la risposta di Penta è: vengo a titolo personale per farvi un favore come professionista, ma non potete chiamarmi come commissione di collaudo perché io non posso venire da solo. Lo Stato non era in grado di ascoltare la richiesta di aiuto di Biadene. Il genio civile di Belluno ha un ingegnere che si chiama Violin, che verrà rinviato a giudizio, il quale candidamente dirà: ma io di dighe non me ne intendevo, non ero mai andato al Vajont perché la Sade non aveva bisogno di me. Le prefetture che vengono sollecitate, quella di Udine dal comune di Erto, non telegrafa alla prefettura di Belluno, da cui dipende il comune di Longarone. La montagna di informazioni bloccate, non circolanti, non condivise, non riguarda soltanto i responsabili tecnici, molto competenti come tecnici, ma sprovvisti di quella dote che ho chiamato diligenza. La capacità di assumersi questa responsabilità non sembra essere il dato comune delle persone coinvolte ad alto livello. Arriviamo all'ultimo giorno. Ultimo giorno. Non piove più.
È una bella giornata. Si potrebbe andare in montagna, sul Toc. Si sentirebbero le telefonate roventi tra i tecnici che sono al Vaillant. E l'ingegner Pancini, l'ingegner Caruso, il geometra Rittmeier, che sarà l'unico a restare lì nel turno di notte. Mi dispiace, ingegner Pancini, ma devo farla tornare dall'America, Pancini. Oggi la velocità della frana è aumentata del 50%, che Dio ce la mandi buona. Si muovono in maniera confusa. E qui parte la leggenda del Vaillant, di una centralinista che si sia intromessa nella telefonata a chiedere: scusate, ma cosa state dicendo? C'è pericolo per Longarone? Ho la bambina. Signora, stia tranquilla e dorma bene. Il 9 ottobre del 63 a Praga è riunito il Comitato Internazionale Grandi Dighe, quello che era stato presieduto da Semenza nel passato. Tutti sanno già delle preoccupazioni del Vaillant, se ne parla, anche perché il professor von Terzaghi, il decano dei geomeccanici, ha scritto un articolo che sta provocando un polverone, perché dice: in valli molto profonde dove sia avvenuto il franamento di antiche frane non sono adatte ad ospitare grandi invasi. Discutono tutto il giorno sulla raccomandazione che il professore ha dato. Alla fine della discussione il Comitato Internazionale Grandi Dighe convenne sull'inutilità di applicare l'informazione del professor Terzaghi. Convinti della capacità dei costruttori di fronteggiare le difficoltà man mano si presentassero. Quanto avvenne quella sera stessa alle 22.39 al Vaillant suona evidentemente come un monito a non prendere alla leggera quel consiglio. È una buona giornata a Longarone. Le ultime ore il geometra chiede all'ingegner Caruso di far chiudere le strade. I carabinieri chiudono la strada. Non si passa. Con che motivazione? Non disturbare la frana. Non ne vedo altre. E perché non dice niente a chi abita a Longarone? Per non creare panico? O perché è un rischio calcolato? Tutti parlano della frana. Ma i tecnici hanno le famiglie lì. Mancano 4 minuti. Non si sgombera un paese in 4 minuti. Tecnici della Sade quella sera dalla centrale di Soversene partono in 2 macchine e salgono alla diga per veder cadere la frana. Si aspettano un'altra cosa. Le paline si inclinano a occhio nudo, sono spaventati. Ma l'ultimo giorno sono arrivati a quota 700, dunque sono convinti di esserci riusciti, di avercela fatta. È la presunzione che il modellino fornisca le risposte. Cosa non potevano sapere del modellino? Lo hanno scoperto anni dopo. La frana del Vaillant è una delle più studiate al mondo. Che cosa c'è sotto gli strati di roccia del Toc? Argilla. Argilla preistorica. L'argilla quando è secca niente, ma quando si bagna, quando piove, cosa diventa l'argilla? E ancora non riuscivano a spiegare come la frana avesse corso così tanto, fino a che non sono riusciti a dimostrare che... Perché non sono riusciti a dimostrare che quando l'acqua del bacino ha raggiunto il sottile strato di argilla, questa si è deformata, si è rigonfiata ed è andata a sollecitare l'enorme massa di roccia calcarea che stava sopra. È stata l'acqua del bacino a riattivare la paleofrana, col sottile strato di argilla che ha fatto da scivolo. D'altronde, se c'era stata una frana lì nel passato, era molto probabile che l'evento potesse ripetersi. Alle 22.39, l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana alla montagna si rompe. Per un attimo la frana resta lì, ferma. Poi va, accelera, da 0 a 90 km all'ora in meno di 6 secondi. Testimone oculare Carlo Onorini, parroco di Casso. Ho visto i lampi di tutti i colori del mondo e ho visto i boschi, ha visto il bosco che correva giù e ha sentito quel rumore che ha sentito anche quelli che non hanno visto. Il rumore, non provare a raccontarlo, non si può fare. Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio, un rombo spaventoso. Nel buio questo rombo non promette niente di buono. Il rumore finisce dentro un frastuono ancora più alto. La montagna schianta contro la sponda opposta. C'è un frammento della costa del Toc, si chiama Colle Isolato, è al centro fra le due frane. Alla fine del fenomeno quel colle si troverà a 100...
Come vivi o come muori, quelli che vanno a casa, dove vai? E vado a svegliarti, ma no, no, non ce la fai mai, scappa! Quelli che prendono la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami Vigliacco, aspettami, no, no, ognuno per conto suo, no, no, ti prego, insieme! E i figli due a testa, due a testa, e quelli che non sanno se salvare l'amoroso e i genitori, intanto tremano le pareti, intanto trema il terreno, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, se sta arrivando il treno mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa! No, ti aspetto, scappa! Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria. Come all'uscita di un tunnel in metropolitana, prima del treno arriva l'aria. La maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallon nucleare, un colpo di vento con l'energia di due bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro. Carta. Polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Solo molecole. Litighi per avere qualcosa da mettere nella tomba. Se non trovi niente, metti giù lo stesso. Quel che non fa l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri, corre a 70 km all'ora. Formerà un buco profondo 80 metri nel piave, dove cade una cascata, un lago. Lì l'onda si divide in due. Porta i sassi a mitragliare le case davanti, a rincorrere quelli che stanno correndo in salita per salvarsi, a risalire controcorrente. Mezza onda prende già la direzione del piave. A Ponte delle Alpi l'onda è alta ancora 12 metri. A Belluno 10 metri, arriva a Ponte della Priula, laggiù in fondo è alta ancora 6 metri. Porta animali e umani sui rami degli alberi lungo le sponde. E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori. Niente più da fare o da dire. Nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. No, io l'ho scritto. La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti, niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è caduta sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto. Una frana minaccia vita e averi. Per piacere, signora Merlin, ma voi siete proprio... Ma siete proprio sciacalli. Sciacalli? Sciacalli scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli scrivevano sui muri contro chi osava mettere in dubbio la verità della disgrazia del Vajont. Epilogo. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Lo sappiamo. Ma quanto vale un metro cubo d'acqua?
Però ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché i segni della tragedia che ci sta arrivando addosso, di un mondo senza acqua, si vedono tutti. Non possiamo affidare tutto ai modellini in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Serve la diligenza, la capacità di non sottovalutare i segni. Spesso si chiede di fare un minuto di silenzio, di osservare un minuto di silenzio. È una fesseria, perché i silenzi non si osservano, si cantano. Bisognerebbe cantare. Però non esiste una canzone per questa storia. Il vostro silenzio è quella canzone. Grazie, e non dimentichiamo.